Si è svolto all'Aurum di Pescara il 12° congresso della Lega Coop Abruzzo, come potete anche vedere dalle immagini della telecamera di Alberto Capo. Un momento particolarmente significativo per l'associazione, chiamata a rinnovare la propria governance e a valutare l'operato del presidente uscente Luca Mazzagli, unico candidato che alle cooperative associate torna a chiedere la fiducia per il prossimo quadriennio. L'evento è stato anche un momento importante per approfondire tematiche di stretta attualità con le quali le cooperative associate devono quotidianamente confrontarsi in un contesto particolarmente difficile da un punto di vista sociale, politico ed economico ed in continuo e costante divenire. È proprio l'impresa del futuro, cooperativa, un modello sostenibile, è stato il tema che ha animato il dibattito di questa mattinata di lavori alla quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle istituzioni. Luca Mazzagli, presidente di Lega Coop Abruzzo, oggi si rinnova la carica della presidenza della Lega Coop Abruzzo. Qual è stato il suo ruolo nel precedente mandato e cosa intenderà fare nel prossimo? Il primo obiettivo, insomma, che mi sono posto al momento delle elezioni era stato quello di ridare un'identità precisa alla nostra associazione, mettere al centro della nostra azione il rapporto con le cooperative, un'identità che fosse chiara rispetto alla rappresentanza che siamo chiamati a portare anche al ruolo istituzionale, insomma, come corpo intermedio ed ente datoriale che abbiamo. Quindi abbiamo fatto un lavoro di presenza su tutti i tavoli territoriali dove si parlava dell'attività delle nostre associate, abbiamo cercato di dare valore a tutti i settori nei quali operiamo, in primis il sociale, quello della produzione dei servizi, quello delle costruzioni, quello dell'agricoltura dove siamo presenti con molte cooperative, il settore del turismo, quindi cercando di riaffermare l'importanza della cooperazione nella nostra regione che dà lavoro a tantissime persone con una forma di imprenditoria che mette l'individuo e la persona al centro. Quanto è importante continuare a puntare proprio sulla persona in un momento in cui il contesto socio-economico, per tutti i problemi che sono all'ordine del giorno, insomma, delle cronache nazionali e anche internazionali? Tra le tante cose che la pandemia ci ha insegnato, certamente sono degli indicatori che ormai diventano statistica acquisita, quindi poco confutabili. Uno tra tutti che è il modello cooperativo, un modello che nei momenti di crisi dal punto di vista occupazionale riesce a tenere meglio perché all'interno di sé dei meccanismi di solidarietà e di tutela del posto del lavoro che altre forme societarie non hanno. Quindi questo è un primo elemento di partenza, ma direi anche che per quanto riguarda tutti gli aspetti di relazione sociale, di valore del lavoro, ma inteso proprio come valore, come gestione del proprio tempo, come valore aggiunto, noi riteniamo che l'esperienza lavorativa che si possa fare in cooperativa risponde al meglio a quelle che sono le mutate esigenze, il riposizionamento dei valori che molte persone post-Covid hanno fatto, ripensando insomma a quanto tempo dedicare al lavoro, che tipo di lavoro e che tipo di approccio adesso. Altro punto di forza di Lega Coop Abruzzo è sicuramente il legame con il territorio e c'è la collaborazione anche con tanti enti del territorio. Ovviamente un'associazione deve essere radicata sul territorio attraverso certamente il rapporto nel nostro caso con le cooperative ma comunque col tessuto sociale nel quale si opera. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione ormai pluriennale con l'Università d'Annunzio che ci ha portato soltanto nell'ultimo anno a condividere un master sulla cooperazione che sta partendo, rispetto al quale c'è già un buon numero di iscritti, e poi l'attribuzione di un dottorato di ricerca sulla cooperazione finanziato da Lega Coop Abruzzo e da Coop Fond, che è la finanziaria della nostra associazione. Mauro Lusetti, presidente di Lega Coop Nazionale, il tema che oggi viene dibattuto nel 12° congresso di Lega Coop Abruzzo è l'impresa del futuro, cooperativa, un modello sostenibile. Allora, concretamente come si attua un modello sostenibile di sviluppo?
Ma questo è il 12° congresso di Lega Coop Abruzzo in vista del congresso nazionale che terremo il 3 e il 4 di marzo ad aprile. Il titolo del congresso è un titolo particolarmente evocativo per un verso e sfidante per un altro. La cooperazione è un modello di impresa sostenibile per definizione, perché l'obiettivo di ogni cooperatore è quello di passare il testimone ad una generazione di cooperatori futura che metta nelle condizioni la propria cooperativa di avere una sorta di eternità nella sua prospettiva futura. La vita media delle cooperative è oltre 40 anni e quindi questo già dà il senso di una sostenibilità che è nei fatti concretamente. Noi pensiamo che questo concetto di sostenibilità vada comunque interpretato anche alla luce dei problemi che stiamo attraversando, che sta attraversando la nostra società, e per noi sostenibilità significa avere cura dell'ambiente, sostenibilità significa economia circolare, sostenibilità significa impegnarsi per recuperare le aree interne del nostro paese cercando di frenare lo spopolamento a cui stiamo assistendo da diversi anni, sostenibilità significa economia circolare, capacità quindi di riutilizzare in maniera importante tutte le produzioni, sostenibilità significa impegnarsi in maniera importante e decisiva sul tema delle comunità energetiche che utilizzano le fonti di energia rinnovabile e che contribuiranno all'autosufficienza energetica del nostro paese. Tutto questo deve però fare i conti, come già accennava lei, con una serie di problematiche in un quadro che muta continuamente anche a causa dei fatti internazionali. Allora com'è che si fa i conti con tutto questo? Ma noi assistiamo ad una situazione che per certi versi è drammatica. I due anni di pandemia e poi la crisi legata all'aumento dei costi energetici delle materie prime, la guerra drammatica derivante dall'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina hanno creato una situazione di grandissima incertezza nelle economie non solo europee ma del mondo. Noi crediamo che su questo versante il condividere, il cooperare, il creare condizioni che mettano questo paese in una realtà di recupero delle fratture, delle enormi diseguaglianze che si sono venute a creare, sia un obiettivo di tutti, della cooperazione di sicuro. Ci sono strumenti importanti come il PNRR che non può essere inteso solo come grandi investimenti, ma deve essere piegato anche sul tema del recupero delle fratture sociali. Noi come cooperazione siamo in quei luoghi dove l'impresa privata, perché magari non c'è profitto, fugge, e quindi con le nostre cooperative sociali, con le nostre imprese cooperative presenti nel settore agroalimentare, presenti nel settore culturale, noi cerchiamo di con i nostri progetti, quindi con la nostra azione concreta e quotidiana, cerchiamo di essere attori concreti nel recupero di queste diseguaglianze. Questo 12° congresso regionale e poi quello nazionale di cui faceva cenno appunto poc'anzi serviranno anche a dialogare con il mondo della politica. Allora alla politica cosa chiederete? Ma noi in tutti questi anni abbiamo preso una strada ben precisa di autonomia rispetto alla politica. Autonomia non significa distanza, significa avere una nostra idea di società, significa avere nostri progetti che costantemente e continuamente proponiamo alle istituzioni, significa avere la capacità innanzitutto di essere uniti noi come movimento cooperativo, tant'è vero che abbiamo dato vita all'Alleanza delle Cooperative Italiane che raggruppa le tre principali organizzazioni del mondo cooperativo. E quindi a questo governo noi chiediamo alcune cose fondamentali, che sono quelle di realizzare i principi fondamentali per i quali questo Paese è stato destinatario di parecchie risorse finanziarie all'interno del PNRR, avere una cura particolare sui temi della sostenibilità ambientale, mettere nelle condizioni le imprese e la società di intendere la transizione digitale come elemento di forte partecipazione, non
come l'ennesimo sfruttamento delle conoscenze, delle capacità delle persone. Quindi abbiamo un nostro progetto che è racchiuso nel documento Cambiare l'Italia cooperando, e su questa base abbiamo interloquito con l'attuale governo, che si è dimostrato particolarmente attento in senso generale ai corpi intermedi, nello specifico nei confronti della cooperazione, riconoscendo il valore forte di impatto sociale delle attività delle nostre cooperative. Presidente, come spiegherebbe ai telespettatori che in questo momento ci seguono da casa cos'è la Lega Coop e quali sono i suoi obiettivi, perché portate avanti appunto questo modello anche di sviluppo sostenibile? Lega Coop è un'organizzazione di rappresentanza del mondo cooperativo, è un'organizzazione che raggruppa milioni di associati in tutto il paese, rappresenta un volume d'affari che nel complesso assieme alle altre centrali cooperative pesa l'8% del PIL italiano, quindi una grande risorsa non solo sul piano economico ma anche dal punto di vista dell'impatto sociale a disposizione del paese. Le nostre cooperative sono cooperative presenti in tutti i settori dell'economia, dall'agricoltura alla finanza, dai trasporti alla cooperazione sociale, dalla cooperazione culturale alle cooperazioni industriali e di servizio, e quindi siamo uno dei pochi ambienti all'interno del quale c'è scuola di democrazia e ascensore sociale, e quindi siamo nelle condizioni di intercettare il bisogno di cooperare e di condividere che è crescente tra le persone in una condizione di forte incertezza, e di trasformare i loro bisogni in imprese cooperative capaci di dare risposte socialmente sostenibili a chi vuole fare impresa. Carlo Masci, sindaco di Pescara, uno dei punti di forza della Lega Coop è proprio quello di mettere al centro dello sviluppo, del suo modello di sviluppo, la persona. E lei nel suo intervento a questo 12° congresso ha detto proprio questo: la vicinanza alle persone e al territorio è stata poi particolarmente significativa anche nel contesto che ci siamo lasciati alle spalle, che è stato quello del Covid. Sì, la pandemia ci ha insegnato che oramai ci troviamo in un nuovo mondo, e in questo mondo l'attenzione alla persona, soprattutto a coloro che hanno più bisogno, deve essere massima, e ho sostenuto che il percorso fatto dalla Lega Coop e da tutte le cooperative va proprio in quella direzione, perché loro pongono al centro dell'attenzione la persona, la mutualità, la condivisione dei progetti, e la stessa cosa fanno gli enti territoriali. I comuni vivono con le persone, hanno attenzione alle persone, e quindi c'è un percorso comune che noi possiamo fare insieme. Oggi ci confrontiamo con le GAMAM, con le multinazionali, che invece pensano che le persone sono soltanto dei dati da cui acquisire notizie per vendere prodotti. Invece la digitalizzazione deve servire soprattutto a fare in modo che la qualità della vita dei cittadini migliori e che i servizi migliorino. Questo è un obiettivo comune tra gli enti territoriali e le cooperative e tutti coloro che operano nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione la persona. E quindi sono venuto molto volentieri a portare il saluto all'assemblea congressuale sostenendo queste tesi, perché oggi più che mai ci deve essere l'attenzione alle persone. Emanuele Imprudente, vicepresidente assessore della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura. Allora, oggi con il 12° congresso di Lega Coop Abruzzo si torna a stabilire un contatto appunto con le istituzioni. Come la Regione verrà incontro alle istanze della Lega Coop Abruzzo? Ma c'è una intensa collaborazione e dialogo rispetto a quello che è il sistema aggregativo in Abruzzo, sistema importante di grandi aziende in tutti i settori. Ho la delega all'agricoltura e c'è un dialogo costante e continuativo, e poi ecco tutto il mondo oggi rappresentato in questa fase congressuale. Noi stiamo cercando di spiegare quelle che saranno soprattutto le opportunità della nuova programmazione comunitaria, una nuova programmazione che metterà a disposizione dell'Abruzzo oltre 1.400 milioni di investimenti pubblici, che dovrebbe portare a un investimento complessivo con la parte privata a 4 miliardi, quindi c'è una mole di risorse che sono a disposizione
disposizione e che saranno a disposizione nel prossimo quinquennio, alle quali si somma anche le disponibilità che ci stanno in questa fase con il PNRR. Quindi un momento di grande opportunità su cui questo sistema sarà pronto e noi saremo pronti a sostenerlo, insomma, su progetti che hanno le gambe e che hanno e danno prospettiva alla nostra terra. E oggi il sistema delle nostre imprese, il sistema delle cooperative, ma il sistema, ecco, Abruzzo è un Abruzzo che diventa un Abruzzo sostenibile, sostenibile a 360 gradi, da una capacità manageriale che sia all'altezza, da una capacità economica di fare reddito, da una capacità di rispetto ovviamente dell'ambiente, da una sostenibilità sociale che tenga conto di tutte le fasce, di tutte le esigenze della nostra comunità. È un po' questo l'elemento su cui noi abbiamo fatto la nuova programmazione e su questo è chiaro che lanciamo la sfida per essere competitivi come regione. Saranno presenti rappresentanti della politica regionale, allora alle istituzioni cosa chiederete? Intanto chiediamo maggiore ascolto, nel senso che siamo molto lieti e soprattutto gli assessori da Mario in Prudente non fanno mai mancare la loro presenza quando li invitiamo come logica di confronto. Ecco, ma come associazioni datoriali in genere, non parlo soltanto come Lega Coop Abruzzo, ci piacerebbe insomma che venisse percepito un nostro ruolo come un ruolo fondamentale di connessione proprio nome stesso di corpi intermedi, insomma, tra la politica e la società, ma non soltanto la società civile, ma anche tutto il mondo imprenditoriale che rappresentiamo, e fosse visto il nostro come un ruolo propositivo, costruttivo di confronto che può far soltanto bene alla nostra regione, ma può essere anche molto utile alla politica. Allora, Presidente, in bocca al lupo per il prosieguo. Grazie, Crepi.